La scorsa settimana la premier italiana Giorgia Meloni si è opposta al pacchetto di nomine per i top job dell'Unione Europea, compreso il voto di astensione per la candidatura di von der Leyen alla rielezione a presidente della Commissione Europea. Meloni ha sostenuto che l'accordo era carente sia nel metodo che nel merito. A un paio di settimane dal voto abbiamo chiesto al capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Tommaso Foti, cosa c'è dietro la posizione di Giorgia Meloni. L'obiettivo delle nomine a livello europeo è quello di recepire il messaggio che viene dalle urne ed è un messaggio chiaro. È un messaggio che ha bocciato la politica di Macron, che ha bocciato la politica di Scholz e non li ha bocciati perché lo dicono gli italiani o gli europei in generale, ma perché principalmente queste politiche sono bocciate in ambito nazionale dai francesi e dai tedeschi. Quindi non si vede una ragione sola per cui si debba ostentatamente tenere in piedi un asse franco-tedesco quando in realtà questo asse è stato demolito dagli elettori dei due paesi. Secondo l'ex ministro degli affari europei Enzo Moavero Milanesi, il rischio che l'Italia resti isolata non è un'opzione. Ciò che conta è la strategia che Meloni sta perseguendo. È una partita che è nelle mani del Presidente del Consiglio, la quale dobbiamo assolutamente supporre che abbia una strategia. Naturalmente a livello europeo il meccanismo è molto diverso da quello che noi conosciamo a livello nazionale. Nel caso particolare di Giorgia Meloni dobbiamo anche considerare che lei è presidente del cosiddetto ECR, il Partito dei Conservatori Europei, e dunque ha una doppia configurazione la sua presenza in questa diciamo partita delle nomine europee. Naturalmente influisce sicuramente sulla strategia che lei intende adottare. Anche ciò che accadrà in Francia dopo il 7 luglio è cruciale. Soprattutto l'esito del 7 luglio, cioè i ballottaggi, chiarirà ulteriormente quanta forza hanno anche nei governi le destre europee. Difficile pensare ad equilibri a Bruxelles, prescindendo dal governo italiano e dal governo francese, tutti e due con lo stesso segno politico. E dopo la delusione, il governo Meloni punta su un posto di primo piano in commissione per l'Italia. In Svizzera l'esercito è dovuto intervenire per condurre l'evacuazione di circa 300 persone nel Canton Ticino e nel Canton Vallese. I militari hanno aiutato a fare fronte ai danni causati negli ultimi giorni dalle piogge torrenziali che hanno ucciso diverse persone. Poco più a sud, in Italia, le conseguenze del maltempo della scorsa settimana gravano ancora sulla Valle d'Aosta. È stata completata l'evacuazione in elicottero di turisti e residenti, quasi 2.000 persone rimasti bloccati a Cogne dopo l'interruzione per l'esondazione di un torrente dell'unica strada che porta a valle. In Montenegro sono arrivati i temporali che hanno colpito nelle scorse ore in Slovenia e lungo la costa balcanica. A Zanje un cittadino turco ha perso la vita in un cantiere, mentre a Radovizi una persona è stata uccisa da un fulmine. Il vento forte a circa 70 km orari ha creato invece disagi a Skopje, nella Macedonia del Nord. La caduta di alberi ha danneggiato veicoli e creato caos alla circolazione stradale. Atti sessuali contro i minorenni a lui affidati per ragioni di vigilanza e custodia. Con questa accusa un 59enne è stato arrestato dai poliziotti della squadra mobile di Catania. I tre ragazzi frequentavano un istituto di cura della provincia etnea, al cui interno sono avvenuti gli abusi connessi alla posizione ricoperta dalla persona arrestata. Dopo la denuncia della mamma di un 13enne, i poliziotti hanno ascoltato in forma protetta le tre vittime e hanno potuto delineare un quadro particolarmente allarmante. Il sequestro del telefono cellulare e di altro materiale informatico dell'indagato ha consentito agli investigatori di ricostruire comunicazioni a sfondo sessuale avvenute tramite sistemi di messaggistica istantanea. Gli approcci avvenivano attraverso le promesse di somme di denaro o regali per compleanni o onomastici delle vittime oppure tramite l'offerta di merendine per ragazzi.
I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Catania di Piazza Dante hanno portato a termine un importante rinvenimento di droga all'interno di un vano tecnico di una palazzina nella centralissima via Fava. Erano ormai giorni che l'attività info-investigativa dei militari concentrava la loro attenzione nel quartiere di Ciboli, proprio nei pressi dello stadio Angelo Massimino, dove nel pomeriggio i militari si sono recati per un ulteriore controllo. È stato sufficiente entrare nell'androne per percepire un inconfondibile odore. I carabinieri hanno raggiunto così il piano superiore dove c'era il locale tecnico del sottotetto, ad uso comune dei residenti, tutelato da una porta priva però di serratura. Qui all'interno di un foro praticato in un muro nascosto alcuni scatoli di cartone, i carabinieri hanno scovato 15 buste di plastica contenenti marijuana per un peso complessivo di 11,5 kg, nonché 8 panetti di hashish per un peso complessivo di 764 grammi. In corso tuttora le indagini per risalire all'identità delle persone coinvolte nel traffico di droga. Due pregiudicati 41enni, uno di Godio Bea e l'altro di Vizzini, sono stati sorpresi dai carabinieri della stazione del posto che li hanno arrestati in flagranza entrambi per furto aggravato, il vizzinese anche per ricettazione. I fatti hanno avuto origine a seguito di una denuncia di furto presentata dal delegato di un'impresa che sta svolgendo i lavori per la realizzazione di un tratto autostradale in contrada Aragoleto-Rilillo. In particolare il denunciante, un cartagenese di 24 anni, ha raccontato ai militari della stazione di aver subito diversi furti di nafta dai mezzi pesanti della ditta, oltre al furto di alcuni picchetti in ferro, adoperati per fissare le reti di recinzione del cantiere. Immediata la risposta dei carabinieri del posto che, acquisite tutte le informazioni necessarie, hanno deciso di organizzare un servizio di appiattamento all'interno di una proprietà privata adiacente al cantiere. L'attività investigativa ha in effetti dato il risultato sperato perché il pomeriggio successivo i militari dell'arma hanno visto due auto che si introducevano all'interno del cantiere, fermando la marcia proprio accanto ai mezzi pesanti lì parcheggiati. Dalle due autovetture sono quindi scesi due uomini, entrambi subito riconosciuti dai carabinieri per pregresse vicende giudiziarie, i quali, armati di tubi di gomma e tanichi in plastica, hanno iniziato ad armeggiare vicino ai serbatoi dei veicoli industriali, iniziando il travaso del carburante all'interno dei fusti. Gli investigatori non hanno perso tempo, immediatamente hanno fatto scattare il blitz, bloccando e mettendo in sicurezza i due ladri con in mano l'area furtiva. Perquisite le auto dei due fermati, i militari hanno trovato 7 bidoni da 25 litri, di cui 3 pieni di gasolio e un tubo in gomma, più altri 12 fusti da 25 litri, di cui 3 già riempiti di carburante. La perquisizione è stata anche estesa all'abitazione dei due fermati e a casa del vizzinese è stato recuperato un altro fusto contenente 10 litri di gasolio e 30 picchietti in ferro, proprio quelli denunciati e rubati dal referente dell'impresa. Tutto il materiale trovato è stato sottoposto a sequestro, mentre la nafta è stata restituita alla ditta proprietaria. I due uomini pertanto sono stati arrestati e messi a disposizione dell'autorità giudiziaria che ha convalidato il provvedimento. Chirurgia robotica. Eseguito per la prima volta in Sicilia, a Policlinico di Catania, intervento multidisciplinare con il robot per l'asportazione di un tumore all'esofago. Il primo intervento multidisciplinare di chirurgia robotica con il coinvolgimento di più equipe chirurgiche è stato effettuato per la prima volta in Sicilia, nella clinica chirurgica prima dell'IOP, Gasper Odoligo San Marco, per l'asportazione di un tumore dell'esofago distale con la tecnica addominale e toracica totalmente robotica. La procedura è stata conclusa con grande successo. Il paziente, un uomo di 70 anni, dopo appena 10 giorni di degenza, è stato dimesso potendo fare rientro a casa dei suoi affetti. L'operazione è stata frutto della perfetta collaborazione di più team sanitari. In particolare, se coinvolti sono state le equipe del chirurgo Riccardo Morici della medesima clinica, quella del direttore dell'unità operativa complessa di chirurgia toracica dell'azienda Etnea Alberto Terminella, affiancato da Giacomo Usumano, e quella dell'anestesista Carmelo Calvagno con il collega Marco Cavalieri. Il carcinoma dell'esofago richiede un trattamento chirurgico molto esteso e l'esofagectomia è considerata una delle procedure chirurgiche più complesse, più traumatiche e invalidanti, spiega il chirurgo Riccardo Morici. La chirurgia robotica ci ha permesso di eseguire un intervento di esofagectomia per la via mini-invasiva con grandi benefici per il paziente, riducendo le complicanze post-operatorie, in particolare il carico dell'apparato respiratorio, ottenendo un miglior controllo del dolore post-intervento e soprattutto una più rapida ripresa dell'alimentazione e ritorno alla sua normale vita relazionale. Si tratta non solo di un intervento demolitivo, ma anche ricostruttivo, in genere eseguito nella maggior parte dei centri chirurgici italiani solo per via aperta. Il Policlinico di Catania conferma così il proprio ruolo di centro di riferimento per la chirurgia robotica oncologica.